e Luca Daffré ha fatto la sua scelta a UED. Le anticipazioni lo avevano già svelato, ma il pubblico ha potuto vedere la puntata su Canale 5 solo ora. Il tronista, collega di Nicole Santinelli, ha concluso in bellezza il suo percorso. Ha scelto Alessandra, che gli ha risposto di sì. Quindi la cascata di petali rossi e il bacio di rito. Scelta per certi versi anomala perché ha deciso di chiamare in studio solo lei, andando a parlare con le altre due corteggiatrici non scelte in un secondo momento, fuori dallo studio. Oggi ho fatto una scelta e ho scelto Alessandra. Ho capito che era la persona che mi faceva stare bene, ha detto Luca Daffré rivolgendosi alle ragazze. Ho preferito magari non vedere voi per portare avanti una cosa senza prendervi in giro. Penso che tu abbia fatto la scelta giusta, gli ha detto Camilla. E Alice, va benissimo. Non ti preoccupare. Stai sereno. Spero tu abbia fatto una scelta di cuore. Noi ci siamo visti 3 volte. Luca Daffré scelta. La prima foto dopo UED. Insomma, è andato tutto bene. Dopo, come si vede su WIT TV, Luca Daffré e Alessandra hanno chiacchierato un po' con la redazione di UED per raccontare le prime emozioni vissute insieme. La ormai ex corteggiatrice ha spiegato di essersi sorpresa della decisione del tronista. Le sensazioni che provo per te le sai, mi fai venire caldo, il batticuore. Dobbiamo capire fuori come stiamo. Dovevo capire cosa siamo. Secondo me qui sono riuscito a conoscere solo una piccola parte di te, ha aggiunto Luca. E lei? C'è complicità tra noi. Possiamo fare tanto insieme. Cosa vuoi di più? Ho rimandato il viaggio. Lo rifarei altre 1000 volte. Ti porterò con me. Quindi sui social è arrivata la prima foto di coppia. Primo selfie di coppia. Si legge nella didascalia del post pubblicato dal profilo social di UED. Luca Daffré e Alessandra sorridono felici davanti allo specchio e si stringono forte. A stretto giro è arrivata anche una storia di lei. Nonostante il percorso sia stato breve ma per me intenso, ci tengo a ringraziare ognuno di voi. Vi leggo tutti. Grazie.